Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, giovedì 25 gennaio. Ovviamente, anche se non è sui giornali, non poteva essere una notizia della giornata, è il deragliamento di un treno di pendolari questa mattina che andava da vicino Milano, dalla periferia, diciamo, dall'Interland milanese, alla stazione Garibaldi a Milano, una delle tratte più frequentate in una delle regioni più ricche del mondo. Stiamo parlando di una delle zone più ricche del mondo. Quei treni fanno schifo, chi ha l'obbligo di prenderli perché deve andare a lavorare è in una Cayenne mostruosa, e oggi purtroppo non solo è in una Cayenne mostruosa, ma si trova in una trappola mortale. Vedete, voglio essere molto chiaro, gli incidenti avvengono, purtroppo avvengono in macchina, ci sono migliaia di morti ogni anno in macchina, avvengono sui treni, avvengono sugli aerei, gli incidenti sono una parte della nostra vita drammatica, come le malattie. Non voglio sottovalutare gli uni e gli altri, ma c'è una storia in più. Questo incidente avviene in una tratta che è una tratta da terzo mondo. Io non voglio mettere la pulizia, la cura dei vagoni, la manutenzione dei vagoni, il rispetto delle persone che pagano il biglietto in quei vagoni in relazione alla più o meno alta probabilità che avvenga un incidente, ma quei treni già fanno schifo. In più deragliano e uccidono persone che hanno l'unico colpa di doversi recare al lavoro col treno, quindi in modo obbligato. Beh, insomma, quello ti fa pensare che una campagna elettorale, scusate se la leggo, non ha la colpa dei politici, perché non è sempre tutta colpa dei politici, ci sono i burocrati, ci sono i gestori dei treni, ci sono le aziende privatizzate, ci sono tantissime altre situazioni che devono essere verificate per capire chi ha la responsabilità. Però quello che dico, e mi ispiro a due pezzi di oggi e così arrivo ai giornali, uno del Sole 24 Ore e l'altro di Belpietro sulla Verità. Ragazzi, in Italia ci sono 11 milioni di persone che hanno la pensione sotto i 750 euro, dice Belpietro. Non credete a quelli che vi dicono che verranno aumentate le pensioni minime, perché sarebbe un costo insopportabile. Non ci prendiamo per i fondelli. In Italia, dice il Sole 24 Ore, hanno fatto promesse elettorali per abbassare le tasse per 121 miliardi di euro, aggiunge il Sole 24 Ore, mettendo insieme tutti quanti le proposte, quindi non ha un gran senso questo conto. Però il senso che voglio darvi è che obiettivamente lo Stato dovrebbe occuparsi di poche cose e di farle bene. Dovrebbe occuparsi dell'amministrazione della giustizia, dovrebbe occuparsi della difesa, dovrebbe occuparsi della sicurezza e dovrebbe occuparsi anche di quelle grandi infrastrutture che i privati non hanno alcun interesse a fare, e potrebbe ovviamente rientrare in questa categoria in quei treni locali che nessun privato interesse di fare, a meno che i biglietti dovessero arrivare a delle cifre talmente alti che non avrebbe nessuna convenienza l'utente a prenderli. Insomma, questi sono i pochi compiti che deve avere lo Stato, eppure mi sembra che non li faccia egregiamente. Nel frattempo siamo lì che promettiamo tutto e il contrario di tutto. A proposito di premesse e di promesse, scusatemi, io trovo scandaloso quello che oggi scrive Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano. Mi affido, essendo la persona di cui lei parla, l'avvocato Buongiorno, mi affido al pezzo della Lucarelli, perché non vorrei mai essere querelato per l'ennesima volta dall'avvocato Buongiorno, che mi sembra che ha raccontato che il giornale era la macchina del fango quando si occupava del suo beniamino Gianfranco Fini, che poi oggi mi sembra abbia ammesso che quella casa di Monte Carlo di fatto era venduta alla sua fidanzata. Lo sapeva, lo ha detto. Allora, la signora Buongiorno in realtà ha tra le tante cose che fa, dice la Lucarelli, l'avvocato, il deputato, non so che altro fa, ma fa anche questa associazione con la Hutzinger che si chiama Doppia Difesa per la tutela delle donne. Bene, la Selvaggia va a vedere che cosa c'è in questo sito, su una segnalazione di una sua amica che si era rivolta a questa associazione, vede che sul sito c'è la foto della borsetta di Trussardi, la foto di oggi, Trussardi è il marito della Hutzinger, delle bellissime pubblicità patinate, 4-5 post fatti nel 2017 o 18, non mi ricordo, e poi tutta una serie di commenti identici a quelli dell'amica della Selvaggia Lucarelli. Dove siete? Vi ho chiamato, non ci siete, non rispondete al telefono, non rispondete alle mie... Cioè, si deve occupare delle donne che subiscono violenza e l'associazione del Buongiorno non esiste, non risponde a nessuno, secondo quello che c'è scritto sul sito, secondo quello che dice Selvaggia Lucarelli. Questo è il tipico buongiornismo, cioè quella che fa la maestrina, spiega a tutti come ci si deve comportare e poi è la prima che si comporta, che passa da Fini a Monti, a Salvini, dall'andreottismo al leghismo. Va bene? Complimenti a quelle persone che
hanno quest'idea, come possiamo dire, dell'impegno civile che dura lo spazio di una foto patinata su oggi. La Boschi, state tranquilli, si candida, dice oggi Il Fatto, a Bolzano. Io voglio dire, non ho nulla contro la Boschi, non me ne frega niente, non voglio entrare nel merito di tutte le polemiche del Fatto, però quando capisco Il Fatto che titola su questa cosa, ma perché, voglio dire, perché a Bolzano? Voi mi dovete spiegare che cosa c'entra, cioè abbiamo inventato un sistema un po' uninominale e candidiamo la Boschi a Bolzano. Boh, io questa cosa qua non la capisco. Cairo viene intervistato dal Foglio, lo fa spesso, un'intervista bella che parla di calcio, dice Gentiloni non è male, dice Di Maio in realtà un po' inesperto, però il sapore che ho avuto io da questa intervista del proprietario del Corriere della Sera e della Sette, sapete qual è? È che Cairo si sta debeneditizzando, cioè sta diventando come l'ingegnere di Repubblica, cioè quello che ogni tanto il suo giornale di riferimento, che non è uno dei suoi ovviamente, ma è Il Foglio, che l'ha sempre trattato giustamente e con attenzione, lo fece anch'io al giornale perché fu affascinante la sua scalata ai poteri forti per conquistare il Corriere della Sera. Bene, trattano Cairo un po' come si trattava l'ingegner De Benedetti, con quel rispetto. Chissà Cairo che cosa ci dice della politica internazionale, chissà che cosa succederà nel mondo. Cairo Dixit, siamo passati dall'ingegnere a Cairo. Veneziani, straordinario sul Tempo, ve lo consiglio, vi spiego i motivi per i quali uno si dovrebbe candidare: i soldi, la famiglia, il prestigio, credere nel leader, cioè proprio in maniera bella, brutale, e dice perché tante persone mi chiedono perché non mi candidano. Leggetevi sul Tempo la risposta di Veneziani e di tante persone che la pensano come lui, perché non si candidano. Tranquilli, la Boschi a Bolzano è candidata. Infine vi segnalo, che mi è molto piaciuto, Il Mattino di Napoli. Sgravi al sud, nessun assunto, mancano i decreti attuativi. Questa è l'Italia. Le leggi vengono fatte, i titoli sui giornali vengono realizzati, mancano i decretini attuativi e le leggi sono inefficaci. Il Fatto, il Mattino se ne accorge, è un po' come la Buongiorno, no? Che fa le associazioni per difendere le donne e poi non ci sono gli strumenti per difenderle, così lo Stato che cosa fa? Si inventa le leggi per gli sgravi del Sud e, come certifica Il Mattino, non facendo i decreti attuativi nessuno ne potrà godere. Ecco, secondo me la Buongiorno è la perfetta candidata per questo tipo di Parlamento. Perfetta, perfetta. Va bene, vi saluto. Vi do appuntamento purtroppo con le notizie brutte del deragliamento, sicuramente sarà argomento di conversazione nostra questa sera a 105 Matrix alle 19 per capire cosa è successo e come cose di questo tipo si potranno evitare nel futuro. Ciao!